Rieccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale ed è l'occasione per fare un focus sul sistema imprenditoriale che riparte, o meglio tenta di ripartire dopo l'emergenza post-Covid. Lo facciamo con il nostro editore, il professor Dante Mazzitelli. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Prima di passare alle altre questioni dobbiamo capire se siamo alla stessa altezza, perché adesso lo possiamo dire, però c'è un siparietto che si consuma ogni volta perché mi tacciano di avere lo sgabello un po' più alto di tutti gli altri ospiti. È un escamotage che non dovremmo rendere pubblico, ma a questo punto giochiamo a carte scoperte. Prenderemo la bolla la prossima volta per vedere se è alla stessa altezza, va bene. Bisogna sorridere ogni tanto perché il periodo è quello che è. Noi ci stiamo occupando in questi giorni all'interno del nostro telegiornale del piano di rilancio del ruolo che avrà in futuro la Banca Popolare. Perché ce ne occupiamo? Perché la Banca Popolare come Banca del Sud ha un ruolo fondamentale a sostegno delle imprese del territorio, imprese che, come lei sa bene, vivono un momento di grande difficoltà, soprattutto dopo la fase di lockdown. Sì, assolutamente. Io penso che sia estremamente importante che il territorio abbia un istituto di riferimento. Quando parliamo di territorio, parliamo non solo della regione Puglia, ma delle regioni del Mezzogiorno, dove la Banca Popolare ha diciamo, da sempre operato come istituto di riferimento. Penso sia necessaria avere chiarezza su quello che è la strategia posta in essere dal piano dei commissari e quindi da quella che sarà l'azione operativa che loro intendono porre in essere e da quello che sarà anche il destino dei 69.000 azionisti Azionisti. della banca. Indubbiamente non possiamo permetterci di perdere un istituto di riferimento come la Banca Popolare. Non possiamo permettere che questo istituto possa diventare, così come alcuni stanno dicendo, un istituto di medio credito e quindi perdere poi il contatto con il territorio. Indubbiamente una specializzazione, quindi un istituto di medio credito come era tanti tanti anni fa l'Sveimer sotto l'egida del Banco di Napoli, era un istituto che abbracciava insieme al Banco di Napoli tutte quelle che erano le esigenze del territorio. Oggi non c'è più di Svemer, il Banco di Napoli è Banca Intesa ed è una banca, diciamo, a livello nazionale, è il primo competitor, diciamo, il primo istituto a livello nazionale che forse con l'acquisizione di Banco di UBI diventerà uno dei primi gruppi europei. Detto questo, noi ci dobbiamo rapportare e confrontare con un territorio che ha bisogno di una interlocuzione. E quindi penso che sia necessaria un'azione sia della politica sia dell'imprenditoria del Mezzogiorno per mantenere il ruolo, far mantenere alla Banca Popolare il ruolo di istituto del Mezzogiorno. Questo è fondamentale. Ecco, professore, vale la pena fare un passaggio anche su cosa significhi il ruolo di una banca del Sud per il territorio, perché spesso magari chi non mastica questa materia può pensare ci sono le banche, ci sono le imprese vanno a chiedere delle linee di credito alle banche e le hanno. Perché è importante avere una banca che invece abbia un legame forte con il territorio? Ma perché si sta tornando a una banca che conosce il cliente. C'è stato un periodo in cui, molto lungo, in cui il sistema, diciamo, del rating, questa parola magica che viene spesso utilizzata, Una sorta di pagella di attendibilità, no? sì, che praticamente è una specie di pagella determinata da una serie di algoritmi che, diciamo, poi cambiano da istituto a istituto, e che fa, diciamo, mettere da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, però anche questo rating spesso è fallace perché non conosce, cioè parliamoci chiaro, il bilancio di un'azienda è diciamo, lo specchio dell'azienda, però molto spesso questo specchio è uno specchio truccato, cioè io scrivo e rappresento una realtà che poi non è quella reale. E lo abbiamo visto in questi decenni, tutti i fallimenti dei grandi gruppi, no? Che avevano dei bilanci meravigliosi e poi alla fine si sono ritrovati con dei buchi pazzeschi. Questo
Si sta tornando quindi a un aspetto, un legame che è quello di conoscenza della clientela, cioè io ritorno a conoscere il cliente, ritorno a conoscere quello che fa il cliente, la sua azienda e conoscerla dal di dentro, quindi frequentando la clientela, cercando di capire esattamente qual è il tipo di lavoro e il tipo di attività che il cliente... Una sorta di indice di affidabilità più concreto, no? E questo lo si può fare solo con una conoscenza diretta del territorio, non si può pensare di affidare questo a un'analisi scevra solamente dal computer, perché molto spesso abbiamo visto che queste analisi così, tra virgolette, informatizzate, non hanno poi reso un buon servizio alla banca e al mercato, con tutte quelle che sono state le vicende delle banche nell'ultimo decennio. Quindi è importante avere un'interlocuzione diretta, un rapporto col territorio, un po' come succede con l'informazione, no? C'è un'informazione che è un'informazione locale, che conosce il territorio, che risponde al territorio, alle esigenze del territorio, e c'è poi un'informazione globale che abbraccia un mercato che è quello, il mercato mondo, il mercato internazionale. Ci deve essere l'uno e l'altro, non ci può essere l'uno senza l'altro. Quindi un mercato che si integra, ecco perché avere una banca che abbia la possibilità di interloquire con il territorio da una parte e di operare quelle che sono le operazioni tra virgolette straordinarie che sono date dal medio-lungo termine, quindi operazioni strutturate ben più complesse, ben più importanti, che hanno bisogno anche di una professionalità bancaria diversa. Entrambe le realtà devono, secondo me, convivere, non ci può essere l'una senza l'altra. Ci stiamo occupando, lo dicevamo, lo abbiamo fatto anche nelle scorse settimane, di questa fase 3 fondamentalmente dell'economia con le imprese che sono principali protagoniste. L'abbiamo fatto anche con l'assessore della Regione Puglia, Boracino, con tutti la manovra e tutti i fondi che ha messo in campo la Regione Puglia per sostenere il sistema economico. Oggi si parla molto di turismo, ne abbiamo parlato anche giovedì scorso con il presidente di Federalberghi, un turismo che ovviamente fa fatica a rimettersi in marcia e ora, come non mai, è molto importante puntare su un turismo che sia anche estero, che è quello che da sempre ha attratto la Puglia, con operazioni di marketing importanti. L'assessore Capone ha detto che comunque procederanno con delle operazioni di marketing più capillari e in questo c'è una bella iniziativa. Sì, abbiamo appreso data odierna che c'è un'iniziativa della Regione che mi auguro possa partire il prima possibile, che è un'iniziativa veramente intelligente e lodevole. Da una parte c'è la possibilità di collocare sul mercato, cioè la Regione che cosa farebbe? Comprerebbe dalle aziende pugliesi tutto il prodotto invenduto, il vino invenduto, e lo gestirebbe facendo un'azione di marketing territoriale, mandandolo in tutto il mondo. Questa operazione avrebbe tre vantaggi: un primo, che sostiene l'economia locale, certo. Un secondo, che praticamente utilizza in maniera intelligente e fattiva, concreta, con delle risposte immediate, quelli che sono i fondi a disposizione della Regione e che spesso non brilla per l'utilizzo. E il terzo aspetto è che fa un'azione di marketing territoriale pazzesca, perché fa un'azione di marketing, cioè pensate di mandare una selezione di vino pugliese a Putin o al presidente degli Stati Uniti o alla regina Elisabetta o al presidente cinese, penso che sia un'azione unica, non c'è nessuna azione pubblicitaria sarebbe così forte, così importante e avrebbe un eco sicuramente notevolissimo. Quindi penso che questa iniziativa, se calata rapidamente sul mercato, possa dare quel contributo e quella visibilità alla Puglia in uno scenario mondiale.
molto molto importante in questo, soprattutto in questo periodo, in questo particolare momento economico. Assolutamente sì, sperando che il turismo possa, come dire, quantomeno leccarsi le ferite e non morire completamente in questo turismo, periodo. Per il turismo secondo me bisogna ancora aspettare, perché ci sono questo step by step, settimana dopo settimana, piano piano ricominciamo, la voglia delle persone è quella di andare al mare, di andare in luoghi, diciamo, la Puglia è uno dei luoghi preferiti come meta. Si sta assistendo a che cosa? Al fatto che tutte le case vacanze e tutte le case anche private che hanno questi servizi, le piscine, i giardini, eccetera, le ville, le dimore storiche, sono state prese d'assalto, perché la gente preferisce, ovviamente in questa situazione contingente, avere una maggiore sicurezza, una maggiore tranquillità e quindi stare con la propria famiglia in delle residenze importanti con tutti i servizi. E la Puglia è una meta che è stata assolutamente certo. Individuata e scelta. Allora, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, ovviamente torneremo nei prossimi giorni su questi temi che sono il pilastro della nostra economia del territorio. Non mi resta che ringraziare il nostro editore, grazie professor Dante Mazzitelli, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, ma rimanete sintonizzati su Telebari, perché come sempre va in onda una nuova puntata di Chiama De Cauro, avremo il sindaco in diretta Skype e potete come sempre intervenire. A tra poco. Meteo è offerto da Oropan. Bentrovati da Nico Schiodetto a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Possiamo osservare come nel corso di martedì mancherà ancora l'alta pressione sul Mediterraneo centrale, rimarrà defilata più ad ovest ad occupare il medio Atlantico e poi cercherà di risalire verso parte della Francia, il Portogallo e la Spagna, e quindi rimarrà sempre sede di instabilità la nostra penisola, soprattutto, guardate, su Alpi, Prealpi, parte delle regioni settentrionali, ma durante il pomeriggio e la serata focolai temporaleschi che si formeranno anche su molte zone del centro-sud, ovviamente maggiormente coinvolta la dorsale appenninica. La prossima grafica ci conferma questa gran variabilità sulle nostre regioni, con sole ma anche a tratti nubi minacciose in arrivo. In sintesi, la prossima grafica è minore il rischio di temporali rispetto alla giornata di lunedì, ma sempre possibili, soprattutto durante il pomeriggio e la prima serata, al nord e su parte delle regioni del centro-sud, in particolar modo proprio in prossimità della dorsale appenninica. Più sole sulle isole maggiori, le temperature non andranno oltre i 24-27 gradi. Dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.